Allora, sono Silvia Ghignoli, guida ambientale e responsabile dell'Oasi di Orti Poltrone di Piombino. Questa è un'Oasi WWF, riserva regionale, naturale regionale. Per quanto riguarda la collocazione del rigassificatore nel porto di Piombino, diciamo noi abbiamo un po' di perplessità, soprattutto dal punto di vista ambientale, perché mettere un rigassificatore che sversa in mare dell'acqua fredda, molto fredda, con del cloro, ovviamente nel nostro golfo qui di Follonica, un golfo chiuso con poche correnti e con l'acqua che dal mare entra dentro la parte degli orti, ovviamente è un grosso pensiero, un problema, perché dal punto di vista ambientale, soprattutto per quanto riguarda la fauna marina, ma anche poi tutta l'avifauna legata all'oasi, ovviamente ci sarebbero sicuramente dei problemi che non subito, ma nel corso degli anni. Quindi, speriamo appunto che questo non accada, proprio perché l'eccesso di cloro e poi il cambio anche della temperatura dell'acqua porteranno sicuramente a un problema principalmente di pesci, per quanto riguarda i pesci, che poi di conseguenza vengono catturati dai vari uccelli. Qui abbiamo il falco pescatore, si nutre sia in mare, proprio dal porto di Piombino fino alla zona di Perelli 2, sia dentro la palude degli orti, tante specie comunque che sono legate ovviamente all'ambiente palustre. Quindi l'acqua del mare entrando, se contaminata, ovviamente può creare dei grossi problemi anche a loro. E quindi la nostra palude che ne sarà?